Ciao ragazzi, oggi siamo qui nella mia pista di casa a Pescantina e come probabilmente avrete letto dal video, oggi andremo a montare la nostra Insta sul mio casco per vedere le varie inquadrature che possono fare un buon POV. Proveremo un po' tutte. Abbiamo già escluso due inquadrature. Una, l'attacco manubrio, perché penso sia un po' poco resistente, inoltre non abbiamo il braccio per attaccarlo. E quello sopra la visiera, allora, almeno sulla visiera del mio casco non funziona perché è una visiera che fa a tettoia, spiovente, e quindi non si attacca bene. Ciao e buona visione. Ed eccoci qua, quindi abbiamo provato tre tipi di inquadrature. Un'inquadratura che è messa qua con la pettorina. E secondo te, Lia, questa per cosa va bene questa inquadratura qua? Allora, secondo me questa inquadratura è più portata per farlo singolo il Quando POV. sei da solo, Quando sei da giusto? solo. Mentre quando invece devi fare un follow, forse è meglio. Seguirsi la telecamera che sta qua Sul casco sulla comunque, vite. perché così Sulla è vite. più avanti. Invece questa, l'inquadratura è più bellina perché si vede un Si po' vede il casco, manubrio. si vede il manubrio, si vede un po' di casco, quindi direi che questa è il top. Occhio quando la montate, che va bene una qualsiasi action cam, vero? Però occhio che deve essere un po' più altina, cioè nel senso, perché voi fate la vostra posizione è un po' bassa, capite? E quindi stando piegandoti, prova a piegarti, Elia, piegandoti lei sta dritta praticamente, altrimenti inquadrereste troppo in alto praticamente. Poi un pensiero veloce sulle action cam. Allora, noi abbiamo usato una Instago 3 che per carità è meravigliosa, nel senso che è piccolina, è leggera, è una figata, la puoi mettere in tutte le posizioni e lì, giusto, non senti il peso né sulla Non senti pettorina niente. né sul casco e quindi è super. Però detto ciò, questa è la nostra, è la mia, insomma, lo faccio di lavoro, creo contenuti per il canale, quindi ho come dire sentito l'esigenza di fare un upgrade rispetto alla GoPro di prima. Però dal mio punto di vista una buona GoPro, che io avevo la 9, che quindi è vecchia di 4 anni, è una signora action cam, ecco, e fa degli ottimi video, forse anche meglio della GoPro 3 a livello 5 qualitativo. 5 3K fa. Sì, 5K faceva la GoPro, 5K. quindi io, se sono un ragazzino, un genitore, eccetera, che vuole una action cam, il mio consiglio personale è non comprate l'ultimo modello perché non ha nessun senso. Cioè l'appetito viene mangiando, ne prendete una piccolina che costa un po' meno, ce ne sono di ottime, non so, sui 200 euro. E vanno bene, fate delle prove con quella. Se poi vedete che l'esigenza è bello, fate video, vi piace, allora ne prendete una più performante, più versatile come può essere la Instago 3. Però non mi lancerei subito su una roba che costa 500 euro, ecco, che magari usate pochissimo. E ecco, basta, questi sono i nostri consigli. E ciao. Oh. Riders ready, watch the game.